Adesso entriamo in collegamento telefonico con il maestro Palma di Gaetano. Buongiorno Palma, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati. Allora, al via la decima edizione della rassegna Armonie in bianco e nero e tagliate questo prestigioso traguardo, 10 edizioni di questa rassegna musicale che anche quest'anno è organizzata con la tua direzione artistica ed Armonie ODV Sodalizio che quest'anno insomma festeggia 15 anni di attività. Complimenti, auguri. Grazie, grazie mille. Infatti ci sono grandi anniversari quest'anno, i 15 anni dalla fondazione della nostra associazione di Armonia TV e poi questa bellissima rassegna dedicata al pianoforte che da 10 anni si svolge nella città di Taranto e in particolar modo nel Salone degli Specchi a Palazzo di Città. Benissimo, quest'anno c'è qualche novità perché vedo che ci sono anche collaborazioni con altre associazioni ed enti del terzo settore, così? Sì, la collaborazione con gli enti del terzo settore ormai è una consuetudine perché l'unione fa la forza e quindi essere abbinati ad associazioni come Anteas Grottagli e Club per l'UNESCO Taranto, Associazione Marco Motolese Taranto, Ragazzi in Gamba Taranto e Occhio Fotografico è davvero un grande piacere e serve a condividere al meglio gli eventi culturali per la crescita del territorio. A Ma proposito degli quest'anno è eventi culturali, ci sono importantissimo. artisti di livello internazionale, vedo. È bello. Sì, no, a parte anche la collaborazione con gli enti del terzo settore, concludo velocissimamente, come si suol dire, c'è anche naturalmente il patrocinio delle istituzioni della città di Taranto, della provincia di Taranto e della regione Puglia, importante anche patrocinio del CSV di Taranto, che è il Centro Servizi Volontariato, e poi quest'anno la rassegna è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud. Gli Benissimo. artisti di cui parlavamo, sì, sono artisti eccezionali. Quest'anno, in questa edizione, sono tutti nazionali, non ci sono artisti che vengono dall'estero, ma ci sono artisti che provengono da tutta Italia. È Bene. una cosa bellissima è averli nel nostro Salone degli Specchi per ascoltare la loro bellissima musica. Che bello. Poi allora iniziamo sabato 12 ottobre con Aldo De Vero e Giuseppe Campisi in un programma con brani per pianoforte a quattro mani. A E quattro mani. poi ancora domenica 27 ottobre, poi il 3 novembre, 24 novembre, insomma, quattro grandi appuntamenti da non perdere. Dove li potremo vedere? Sì, li vediamo al Salone degli Specchi. Io volevo menzionare anche gli altri artisti per far condicio. Roberto De Leonardis il 27 ottobre, l'evento clou che è quello di Bruno Canino e Luisa Sello il 3 novembre. E poi concludiamo il 24 novembre con Maurizio Morganti e Alessandro Gagliardi. Che bello. Saremo tutti al Salone degli Specchi, però oltre alla musica, come spesso accade nelle nostre rassegne, ci sono anche eventi collaterali, ovvero mostre fotografiche, in particolare quella di Sergio Malfatti e quella di Occhio Fotografico, pittura live di Maria Giovanna Campagnolo, quindi durante il concerto vedremo questa artista eccezionale che dipingerà, e Ok. poi la mostra ceramica di un grandissimo ceramista di Grottaglie che è Francesco Fasano. Quindi tante Bene. cose bellissime da guardare e ascoltare, naturalmente. Assolutamente, siamo felicissimi di questo. Quindi Armonie in bianco e nero, lo abbiamo detto, si parte questo 12 ottobre. Io ti ringrazio, Palma. Domani, Sì, quindi domani, domani è domani. questo, domani, domani. Allora, io ti ringrazio, Palma, per essere stata mia ospite su Partecipiamo Taranto. In bocca al lupo grossissimo a tutti, a te e ovviamente a tutti quanti i musicisti. A presto, buona giornata, buon Grazie per lavoro. l'attenzione e la stima. Buon lavoro a Ci voi. A mancherebbe. A presto. presto, ciao.